Penso che l'analisi che hai detto tu sia esatta, a parte i primi 2 minuti, i primi 3 minuti quando è iniziata la partita, e poi di grandi occasioni tranne quella che hanno avuto di contropiede verso il secondo tempo, non le hanno avuto. Se considero ogni calcio piazzato un'occasione da gol per gli altri, per me non è calcio questo. Contro un'ottima squadra dove non prende gol da un sacco di tempo. I miei ragazzi erano messi bene in campo, ben organizzati, hanno fatto una grande partita poi su un campo dove comunque era difficile giocare la palla perché su questo sintetico nel massimo. E nel secondo tempo abbiamo avuto 3-4 ripartenze. Che potevamo fargli male e abbiamo avuto anche le nostre occasioni per comunque fare gol, perché il tiro di Panatta nel primo tempo, Malcore, qualche ripartenza e sono contento perché chi è entrato ha fatto la grandissima, chi è partito dall'inizio per la prima volta ha fatto veramente bene contro una squadra di ottimo livello dove aveva sia in campo che in panchina ottimi giocatori, e siamo stati bravi a limitarli e ho visto anche una crescita nella gestione della palla con molta più personalità e sappiamo che dobbiamo andare avanti a lavorare, migliorare e sono soddisfatto della prova che hanno fatto questi ragazzi che hanno dato tutto, quindi sull'impegno e la voglia. Da inizio campionato non posso rimproverare niente a questi ragazzi. Posizione di Belingheri per aiutare un po' di più le punte, cioè stare un pochino più vicino, sostenerle un po' per bloccare un po' il loro play. Ma sicuro, in fase non possesso per limitarlo e secondo me siamo riusciti molto bene. In fase di possesso per darci quella qualità che lui ha, quella giocata da giocatore importante, si sa muovere tra le linee, deve crescere, sicuramente con la condizione fisica, però è un giocatore che ci ha dato una grossa mano anche nella gestione della palla, con tranquillità, con esperienza, e quindi era sicuramente per limitare, però in fase di possesso per cercare di sfruttare le sue qualità. Molto bene Agnelli, sei un giocatore esperto di gambe e anche di testa, cioè sa subito dove dare la palla e mi pare che giocandogli di fianco anche la prestazione di Panatti oggi sia cresciuta rispetto alla partita precedente. Sicuramente Agnelli ha la qualità e il pensiero di un'altra categoria. La condizione non è delle migliori perché si allena da 8 giorni con noi e Panatti oggi ha fatto una grandissima partita in tutte e due le fasi, senza mai sbagliare una palla in uscita, contrastare e sono contento perché domenica magari non era stato nella sua migliore domenica. Però io l'alleno, conosco il ragazzo, so che è un ragazzo che ci tiene, si impegna. E oggi ci ha dato una grande mano, ma come chi è entrato, lo stesso Canessa che è in corso, Mucchetti, tutti quanti hanno dato il loro contributo per portare a casa un risultato comunque importante su un campo difficile contro un'ottima squadra. Non avete preso il gol per la prima volta, insomma è già un passo avanti. Questo è un altro passo avanti, perché abbiamo sempre preso dei gol a inizio di ripresa, vuol dire che la concentrazione, la mentalità è subito dal primo minuto del secondo tempo era quella giusta e dà tanta fiducia perché comunque dietro sono stati bravissimi tutti quanti e quindi è una nota positiva che piano piano dovrà essere la nostra forza, quella di subire il meno gol possibile e cercare di sfruttare le nostre occasioni e recuperare qualche giocatore. Purtroppo che non avete fatto gol rimane un po' il problema.
sono una squadra organizzata con giocatori giovani bravi, fisicamente ben strutturati, con gamba, è un'ottima squadra. È difficile fargli gol perché le statistiche dicono questi. Noi ci siamo andati vicino. Guardiamo adesso al prossimo impegno di mercoledì, cercando di recuperare le forze E magari qualche e giocatore qualche che c'era giocatore. l'importanza, siamo passati a quasi all'emergenza. No, all'emergenza, però insomma. Sì, diciamo che 6 o 7 infortunati, quindi non capitano nel momento migliore perché abbiamo vinto 3 partite in una settimana e con tanti giocatori che sono arrivati anche gli ultimi giorni di mercato che non hanno sicuramente la condizione migliore, però penso che questi ragazzi per la voglia che hanno di dimostrare di essere della categoria possano stupire.